Eccoci, buonasera, buonasera a voi, benvenute, benvenuti a questa nostra nuova puntata qui su Bridges of Light. Ci siamo già incontrati ieri sera per una bellissima meditazione e questa sera, come sapete, siamo di nuovo insieme per una celebrazione angelica. Mi piacerebbe che tutti voi poteste cominciare a formulare delle domande che poi leggiamo mano a mano. Buonasera Patrizia, buonasera Francesca, buonasera Raffaella, buonasera a voi e grazie per essere qui con me questa sera. E spero che questa serata ci porti delle belle cose insieme, ovviamente quando noi, buonasera Sofia, Sole Azzurra, buonasera a voi, Antonella, Angela, grazie, grazie, grazie. Spero che questa serata porti a tutti noi delle belle sorprese angeliche e che quando siamo in compagnia di questo meraviglioso mondo, tutto ciò che noi chiediamo, in qualche modo ci viene risposto. Quindi questa sera siamo qui insieme, tutti. Ciao Rosy, Nicoletta, Rita, buonasera Antonietta, buonasera a voi, Vania, Anna, Valeria ancora. Quindi mi piacerebbe che con calma, mentre ciao Nunzia, buonasera, con calma, mentre riusciamo a collegarci tutti, tutti possiamo in qualche modo pensare a formulare una domanda per gli angeli o anche delle curiosità che voi avete sul mondo angelico, tutto ciò che vi va di sapere e che ovviamente io possa rispondere. Buonasera Fabiana, buonasera Titti, buonasera a tutti, Donatella, buonasera, buonasera Mariella, Carla, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, Elisabetta, Carolina, ciao, ciao, ciao. Quindi vorrei veramente che a un certo punto voi, e poi ci sono anche delle persone che ci seguono da YouTube, c'è Daniela per esempio che ci segue da YouTube e quindi sono molto contento anche di questo. E quindi prima di cominciare questa nostra serata, ci sono già una quarantina di persone collegate. Prima di cominciare questa nostra serata vorrei in qualche modo che voi possiate, buonasera Rita ancora, Laura, Morena, Mirella Greco, ciao Agnese, vorrei che in qualche modo voi vi raccoglieste un momento di chiedere ai vostri angeli custodi di essere presenti qui con noi questa sera e quindi invochiamo la presenza dei nostri angeli custodi prima di tutto. E piano piano, mentre invochiamo la presenza dei nostri fratelli angelici, piano piano, buonasera Rosanna, che piacere, buonasera Giorgio, Alceo, Marilena, Maria Rosa, Grazia, buonasera a voi, buonasera Romina. E quindi mentre rimaniamo, ciao Anna Maria, mentre rimaniamo un momento concentrati sulla energia angelica che sta entrando vicino a noi, chiedo a tutti voi di chiudere gli occhi, ciao Daniela, di chiudere gli occhi un momentino. Chiudiamo un momento gli occhi e invochiamo la presenza dei nostri angeli custodi. E facciamo in modo che gli angeli custodi arrivano vicino a noi e sentiamo forte la loro presenza a destra e a sinistra. Come abbiamo sempre detto, gli angeli custodi sono quelle creature celesti che nascono con noi e che ci accompagnano da una vita all'altra. E quindi adesso che abbiamo creato questa energia angelica, mi piacerebbe che voi faceste un bel respiro profondo, inspirate ed espirate. E adesso io apro questa serata di domande e quindi aspetto appunto le vostre domande, che non siano domande personali, come ho detto ieri sera, ma domande
a tutti gli effetti angelici, nel senso angeliche, nel senso che voglio sapere, se volete sapere o avete delle informazioni o chiedermi delle cose, buonasera Nicoletta Aprile, io sono qui a rispondere alle vostre domande. Quindi aspettiamo, aspettiamo che queste domande arrivino. E mentre aspettiamo che le domande arrivino, appunto, diciamo sempre: so che siete tante per, e ieri sera eravate ancora di più, e so che la meditazione di ieri sera è stata molto sentita. E, ribadisco, Antonella, non sono queste domande personali, ok? Sono solamente domande a carattere generale e curiosità sugli angeli. Quindi non posso assolutamente avere. Ok. Quindi rispondiamo prima a Sabrina, la quale mi chiede: buonasera, i flash azzurri indicano la presenza di angeli? Assolutamente sì. Sabrina, gli angeli, soprattutto l'arcangelo Michele, si presenta a noi con dei flash di luce blu-azzurra. Quindi sì, assolutamente. Marisa, adesso sei entrata, ribadisco che questa sera magari poi le moderatrici lo possono scrivere, ho visto che c'è Francesca, Daniela, Mirella. Ho già detto che questa sera non è una serata rivolta alle vostre domande personali. Vania, che una bella domanda, gli angeli possono essere i nostri avi antenati? No, Vania, assolutamente no. Gli angeli sono energie che non sono mai vissute sulla Terra, non hanno una frequenza terrena e quindi non sono i nostri avi, i nostri antenati, mai, non succede mai questa. Ok? Poi ci vediamo sabato e domenica nel corso angelico in presenza e ne parliamo. Invece Marilena dice: spesso si associano gli angeli ad esseri multidimensionali, qualcuno parla di alieni dell'antichità che hanno sempre aiutato l'umanità, cosa ne pensi? Marilena, sono assolutamente d'accordo con questo, molto spesso gli angeli si presentano sotto figura di alieni, anche io spesso parlando con gli angeli mi si avvicinano appunto delle energie multidimensionali. Che sono, sembrano e hanno un po', come dire, sembrano degli angeli, ma in realtà sono degli alieni. Ma di questi non bisogna avere paura, ci sono degli alieni meravigliosi come gli Arturiani, con i quali io sono in contatto, ma anche i Pleiadiani e tutto. Quindi assolutamente sì, ma poi faremo una domanda, una serata proprio su questo. Bene, Anna Maria, io per la mia esperienza dico che gli angeli, come sempre, non hanno una frequenza terrena. Se alcune medium ti dicono che Gianluigi è un angelo molto elevato, ok, in realtà magari loro ti dicono perché è una luce molto elevata, avendoti aiutato a mettersi a servizio dell'umanità, io non credo che lui sia diventato un angelo proprio per quello che io penso gli angeli siano, per cui assolutamente, assolutamente è una creatura illuminata, è un essere assolutamente con delle vibrazioni molto alte, ma io personalmente, Gaetano, non credo che i ragazzi che vivono nell'oltre sono poi diventati degli angeli. Io questo non lo credo, ma questo ovviamente è il mio sentire. Allora, Maria Bella dice: spesso mi rivolgo a loro, chiedo aiuto e mi ascoltano, li amo, perfetto. Marisa dice: c'è differenza tra angeli e guide di luce? Assolutamente sì. Le guide di luce sono delle energie che una volta sono vissute sulla Terra. E gli angeli invece, come dicevo, non hanno una frequenza terrena.
E Fabiana mi chiede come si fa a capire se gli angeli sono tra noi o sono arrivati ad aiutarci. Gli angeli sono sempre con noi, non so perché oggi mi prude il naso, ci sarà qualche messaggio sicuramente. E allora Fabiana dice come si fa a capire che gli angeli sono tra noi. Allora Fabiana, gli angeli sono sempre tra noi, ci aiutano sempre, basta invocare. Ma loro vogliono che noi invochiamo la presenza degli angeli, la presenza dei nostri angeli custodi, ad alta voce, come sentite la mia voce adesso, come voi parlate, con tutti i vostri amici. Quindi, è così. Ovvio, Anna Maria, che tuo figlio è felice, aiuta tutti noi, assolutamente sì. Mi sentite? Mi sentite bene? Spero di sì, perché qualcuno dice che non mi sente. Ma me l'avreste detto fino a questo momento, no? Per cui, Vera, se non mi senti, evidentemente c'è qualcosa che non va con il tuo computer o non so tu da dove mi stai seguendo. Rita mi chiede, Gaetano, perché è importante portare le parole degli angeli in questo momento dove l'umanità deve affrontare sfide e cambiamenti? Allora Rita Fogliani mi fa questa domanda che è bella e importante. È importante portare la parola degli angeli in qualsiasi angolo della nostra vita, tra le persone che conosciamo, tra i nostri conoscenti, ma anche allargare, come fai tu nelle conferenze, nei convegni, anche allargare questa cosa al mondo intero, proprio perché nella meditazione di ieri sera che ho fatto sulla paura, che è stata seguita da tantissime persone, si parlava proprio di questo, di espandere la consapevolezza angelica per far cambiare il nostro mondo. Non siamo noi qui su Bridges of Light, nel nostro piccolo, a cambiare il mondo, ovviamente, ma se ci fossero tanti di questi gruppi e se ci fossero tante di queste energie che lavorano in comunità, per aiutare il mondo a cambiare, sono sicuro che il mondo cambierebbe. E piano piano ci riusciremo, evidentemente con gioia, ma piano piano ci riusciremo. Allora, Rita, abbiamo risposto. Antonio Latina mi chiede: scusa, Gaetano, mi capita spesso di vedere quella coda dell'occhio sinistro, piccole sfere gialle, possono essere segni degli angeli? Sì, Antonio, come tu sai, nella mia tradizione, in quello che io credo e ho scritto, ogni angelo ha un colore diverso e quindi le sfere gialle ti potrebbero comparire quando sei in un momento di sconforto, quando arriva la paura nella tua vita. Le sfere gialle sono gli angeli guida dell'arcangelo Uriel, che è appunto l'arcangelo del coraggio con cui abbiamo interloquito ieri sera. Quindi sì, assolutamente. E la Nicoletta Aprile mi chiedeva prima, vediamo se riesco a recuperare la domanda che mi hai fatto su Ariel. La cerco sul telefono. Mi avevi fatto una domanda. Elvira Retina mi chiede se abbiamo tutti il nostro angelo dalla nascita. Assolutamente sì. Ognuno di noi ha due angeli custodi. Questo io lo dirò sempre, sempre, sempre fino allo sfinimento. Ognuno nasce con due angeli custodi e questi due angeli custodi ci accompagnano nel percorso della nostra vita. Assolutamente sì. Allora, Nicoletta, io non trovo più la domanda, se tu me la puoi rifare per piacere, perché mi sembrava interessante. Francesco De Simone mi chiede se c'è un angelo particolarmente predisposto ad aiutare nella veggenza. Assolutamente sì. L'angelo che ci aiuta nella clarudienza, nella claroveggenza, è l'arcangelo Metatron, che è l'arcangelo dell'intuizione che appunto ci apre il terzo occhio sempre di più. Gati mi chiede: possono intervenire sulla nostra missione dell'anima, cioè possono modificare l'andamento della nostra vita se noi lo chiediamo, se si soffre troppo, per esempio, per trovare una realizzazione. Gati, forse tu non conosci bene la mia la
quello che io ho detto e scritto, gli angeli intervengono solo se noi in qualche modo stiamo cambiando il nostro destino, se sta per succederci un incidente e questo incidente non doveva succedere. Gli angeli mi hanno sempre detto che la nostra vita è un libro di lezioni e tutti noi appunto dobbiamo superare le lezioni della vita, tutto ciò che ci succede nella vita. Quindi è assolutamente diciamo improbabile che gli angeli possano intervenire nella missione della tua anima per cambiare la tua vita, anche per le persone che soffrono troppo. Anche queste sono lezioni da imparare. Andiamo avanti. Antonella mi fa questa domanda. Gli angeli hanno amore particolare per specifiche persone o creature, indistintamente ogni uomo? Assolutamente amano indistintamente ogni uomo, assolutamente non si fa distinzione nel mondo angelico. Anche le persone che uccidono anche altri esseri umani hanno gli angeli custodi, ma non li sentono, non li ascoltano, hanno assolutamente la testa altrove, ma a un certo punto magari si renderanno conto di quello che hanno fatto. Nicoletta parla di Ariel. Ariel è l'angelo, è l'arcangelo custode dei nostri animali domestici. E faremo una bellissima puntata proprio su questo anche mercoledì. E quindi parleremo di Reiki e come aiutare i nostri amici Pelosetti, ma anche altre cose che ho, anche tante altre sorprese che ho in serbo per voi. Tanto visto che mi amate così tanto e io amo voi, abbiamo preparato con i miei studenti una puntata veramente molto interessante. Mercoledì 23 alle 21:30 vi aspetto. E quindi, Nicoletta, quando tu hai necessità di invocare la presenza di Ariel, basta che tu lo invochi e lui arriva per questo animale, piuttosto per questo gatto, piuttosto che per il cane, il criceto, il coniglietto. Grazie. Allora, Agnese chiede, secondo te ci sono dei momenti della giornata in cui è più proficuo invocare gli angeli? Te lo chiedo perché spesso mi è capitato durante la notte di sentirli ed un richiamo a parlare con loro ad alta voce. Allora, Agnese, quando noi dormiamo, ovviamente siamo in uno stato di profonda meditazione, viaggiamo astralmente e quindi è chiaro che nel silenzio si sentono sicuramente delle vibrazioni, delle cose diverse di quando noi siamo nella vita di tutti i giorni, per esempio se viviamo in una casa chiassosa o con tante persone, allora sicuramente gli angeli si sentono di più la notte, ma se tu sei predisposta all'ascolto angelico, ascolti gli angeli in qualsiasi momento della giornata. In realtà non hanno un'ora della giornata dove loro sono più forti. Ecco, sono sempre forti. Scusate, la mia voce si è abbassata. E ok, vediamo ancora. Sento, vedo ancora che ci sono persone che mi chiedono cose personali, ma non si può fare. Spesso mi capita di sentire, soprattutto la sera, come se ci fosse una finestra aperta, un soffio, mi sento toccare i capelli. So che sono loro. Sì, perfetto, è così. E poi andiamo avanti. Grazie, Nico. Grazie mille. Allora, Luisa Vittoria, qual è l'angelo che presiede alle relazioni? Gli angeli che portano in qualche modo l'anima gemella, l'arcangelo Shamuel. L'arcangelo Shamuel, che è l'arcangelo bianco più vicino a Dio, è l'angelo che ti porta l'anima gemella. Pensate, io
Non soffro mai di mal di gola o di abbassamento di voce. Quando faccio le mie dirette angeliche, mi si abbassa la voce in un modo pazzesco. E questi sono loro perché vogliono parlare anche attraverso di me, come è successo ieri sera. Quindi a un certo punto daremo spazio a tutto ciò. Alba, non importa essere polemici, ovviamente sì, gli angeli custodi sono dovunque, sono anche vicino a questi personaggi di cui parli, la cui catti con cattiveria e perversione. Ovviamente loro non li sentono, non li percepiscono, quando andranno nell'oltre capiranno e avranno anche vergogna di tutto ciò che hanno fatto. Quindi, quando andranno nell'oltre capiranno tutto ciò, tutte le ingiustizie appunto che hanno fatto sulla vita e sulla terra. Ed è così. Sabrina, assolutamente sì, questa tua testimonianza. Bene, sì, assolutamente. Andiamo avanti. Bene, ok. Vediamo se vado un po' su perché non mi ricordo più se ho risposto fino a questo momento a tutti oppure no. No, Vania, di questo parleremo comunque nel corso angelico. Gli angeli, ribadisco, sono, non so quante volte l'ho detto, sono energie che non hanno una frequenza terrena. Quindi non possono essere spiriti guida, che invece gli spiriti guida sono energie che una volta vivevano sulla Terra. Ok? Per esempio, il mio spirito guida, i miei due spiriti guida sono Madre Teresa di Calcutta. E non so se voi lo conoscete, questo santo napoletano che si chiama Giuseppe Moscato. Giuseppe Moscato era un dottore guaritore. A Napoli c'è una bella chiesa, bellissima chiesa dedicata a lui. Addirittura c'è una statua di bronzo con le mani così, e voi potete andare ad appoggiare le mani nelle sue mani, proprio per sentire questa energia. E quindi sono persone che sono veramente vissute sulla terra, ok? E quindi non possono però essere angeli, questo appunto quello che dicevo prima ad Anna Maria Squeri. Sì, Luciana, è bella questa domanda, molto bella. A me piacerebbe parlare degli arcangeli ai bambini che fanno homeschooling con le mie figlie. Io credo che tu possa cominciare a parlare degli angeli prima di tutto e quindi che ognuno di noi ha gli angeli, gli angioletti custodi, che noi nasciamo con questi angioletti che ci portano e ci conducono per la vita. Nella nostra vita, che ci aiutano quando stiamo male, che ci aiutano anche a fare i compiti, per esempio, ci spronano, ci consigliano. Quindi, secondo me, potresti cominciare a parlare così di questa cosa molto bella. Mi piacerebbe che poi tu mi scrivessi per sapere come poi hai introdotto appunto questo argomento. Grazie di questa bella domanda. Antonella, allora la prossima diretta del 23 parleremo di Reiki. Sapete che io sono un insegnante Reiki oramai da 35 anni e quindi diciamo che la maggior parte della serata verterà sul Reiki. E poi ci saranno delle guarigioni che faremo con i miei studenti. E sarà questa una guarigione un po' particolare, per cui io chiedo a tutti voi di essere presenti, ma se avete anche degli animali domestici, di metterli vicini a voi. Perché? Perché questa diretta sarà non solo di guarigione che voi non potete vedere, ma la potete sentire perché noi appunto la invieremo, ma soprattutto ci saranno dei canti, ok? Dei canti molto particolari. E questi canti faranno in modo che voi sentite e sbloccate delle energie dentro di voi e poi ovviamente questa la distribuiamo anche ai vostri animali domestici. E quindi vorrei che tutti voi siate presenti. Ma adesso me lo scrivete se riuscite ad essere presenti.
appunto mercoledì prossimo, tra 2 giorni alle ore 21:30. Claudia mi chiede se gli angeli hanno energie diverse tra loro. Assolutamente sì. Diciamo che tutti quanti hanno un'energia molto simile, ma ogni angelo e arcangelo è presupposto per fare appunto ha un determinato compito per l'essere umano, ok? Sofia, credo che questo sia un tuo problema perché credo che tutti quanti voi mi vedete ancora, giusto? Bene. Bene, bene, bene. Allora andiamo avanti. Ok, bene, abbiamo letto. Sto leggendo anche le domande che mi avete scritto dal cellulare. Caso. Questo non possiamo, Angelo, il mio giorno di nascita, Israele. Ok, allora Antonio Balducci mi fa questa domanda, dice l'angelo del mio giorno di nascita, Mizrahel, è l'angelo custode dei miei figli gemelli. Un caso? No, non credo che questo sia un caso, Antonio. È l'unica cosa che io non sostengo questa tesi, questa tradizione, questo l'ho detto spesso nelle mie dirette, se io sono nato un giorno, non credo che i miei angeli siano gli stessi di un'altra persona che è nato nello stesso mio giorno. Ecco, questa è una cosa che io non sento, non percepisco, non mi risuona. Ecco, ma se tu sei convinto di questo, assolutamente sì. E quindi potrebbe, molto probabile che sia così. Ecco. Allora, se voi mi continuate a dire come si fa a percepire il nostro angelo, io non vi rispondo perché ho detto 3.000 volte che sono due gli angeli custodi. Loro continuano a dirmi: noi siamo due, noi siamo due, noi siamo due. Non so per quale motivo continuate a dire l'angelo custode. Gli angeli custodi sono due, uno a destra e uno a sinistra del nostro corpo fisico. Ricordatevelo questo sempre, sempre, sempre. Lo so, Marco, ti potrò sembrare antipatico, ma è così, ok? Gli angeli sono vicini a noi sempre. Non so se tu sei entrato dopo, ma abbiamo invocato la presenza dei nostri angeli custodi proprio prima di non cominciare, perché quando cominciamo qualsiasi tipo di diretta sugli angeli, siano esse meditazioni o domande e risposte, bisogna sempre appunto invocarli per aprire come se fosse questo un cerchio energetico angelico proprio per loro. Brava Fabiana, molto brava, perfetto, bravissima. Allora, Nicola, Cecilia, Verna, è un periodo che trovo tantissimi cuori. Ho le guide che mi stanno vicino. Che importanza ha sapere chi ti manda i cuori, o che ne so, delle piume o delle cose? Sappi che sono dei messaggi che ti arrivano dal cielo. Quindi, che siano angeli, che siano tuoi cari che vivono nell'oltre o che siano delle guide. Accogli appunto questi doni senza nemmeno chiederti chi sia che te li manda. Grazie. Assolutamente no, Marisa, è indispensabile sapere il nome delle proprie guide di luce. Assolutamente no. Anzi, vi dirò di più, il nome lo diamo noi che siamo sulla terra. Quando andiamo nell'oltre, io non mi chiamo più Gaetano, tu non ti chiami più Marisa, lei non si chiama più Maria Rosaria, l'altra non si chiama più Mirella. Saremo angeli di luce. Attenzione, saremo angeli di luce, si dice, ovviamente non diventeremo angeli, ok? Ma saremo energie di luce che vivremo appunto nell'oltre. È proprio per riportarmi ad Anna Maria Squeri, quando loro ti dicono che Gianluigi è diventato un angelo di luce,
significa proprio questo, delle energie di luce, ma non angeli. E Gianluigi è sempre vicino a te, Anna Maria, ovviamente, ma non è diventato il tuo angelo custode, ok? Se vogliamo una controprova di questo, magari glielo puoi chiedere, poi ne parliamo qui in diretta. Grazie. Sì, Antonella, diretta e poi si possono riguardare. Buonasera Silvia Rinaldi, sono entrata per caso nella tua diretta, a dire il vero non so proprio come ho fatto, non la conoscevo. Grazie, grazie per l'avvocato per stasera che avrei voluto capire di più sugli angeli. Perfetto, niente a caso Sabrina, sono contento che tu ci sei con noi questa sera. E poi vediamo ancora tantissime domande. Allora, Antonella, buonasera. Buonasera Gaetano, mi capita spesso di svegliarmi durante il sonno, ma il mio risveglio avverto sempre una vibrazione che scorre attraverso il mio corpo, sensazione gelida. Può essere dovuta a qualche presenza angelica? No, Antonella, non credo proprio. A secondo del periodo che stai attraversando, a secondo di quello che tu stai attraversando in quel periodo, si avvertono delle energie particolari. Se tu, per esempio, stai andando incontro a un periodo di tristezza piuttosto che di magari una lieve depressione, ci sono delle frequenze. Altrimenti diciamo che l'energia degli angeli è molto calda, è molto, ha una vibrazione molto forte, ha una vibrazione di freschezza ma non di freddezza o di energia gelida. Poi come qualcuno diceva sembrava proprio come se uno avesse lasciato una finestra aperta per far circolare dell'aria, o spesso si avvertono delle carezze, ok? Anna Zagaria mi chiede se gli angeli possono aprire delle porte. Credo che questa cosa è più di una di qualcuno che vive nel mondo dell'oltre, ok? Non gli angeli non farebbero poi questa cosa, magari ci sono delle persone a te care che vivono nell'oltre che si presentano in questo modo e vogliono appunto farti sapere che tu sei guidata da loro, e loro sono presenti nella tua vita. A questa domanda, Anna Maria, dei nomi degli angeli ho già risposto. E quindi andiamo avanti con altre. Marilena, bene, bella questa domanda. Perché le religioni non ci raccontano degli angeli in maniera più ampia e specifica, come fai tu, per esempio? Beh, ognuno, sappiamo, non voglio entrare assolutamente nella religione, non è assolutamente questa la sede, però che cosa io dico sempre? Io ho sempre visto, per esempio, due luci dietro ogni persona che mi cammina davanti. Se vado al supermercato, vedo queste luci attorno alle persone, se sto in metropolitana vedo questa cosa. E la prima volta che io sono andato negli Emirati Arabi per il Reiki, qualcuno in Europa mi ha detto non parlare mai di angeli negli Emirati. Però io sono uno testardo che voglio appunto testare fino alla fine, ok? Quindi ho cominciato a parlare di angeli e loro mi hanno detto ah, ma noi parliamo di angeli. E quando a un certo punto questa signora mi ha detto nel Corano noi parliamo di due angeli custodi. E quindi io sono rimasto assolutamente sorpreso, ma molto positivamente, no? Perché loro mi dicevano appunto che loro credono agli angeli, agli arcangeli, ci sono anche gli arcangeli nel Corano. Noi crediamo sempre che il Corano possa essere questo libro più difficile della Bibbia, no? Ma io credo che proprio è un meraviglioso, tant'è vero che me ne hanno anche regalato una copia, che è un librone enorme, e quindi sto un po' alla volta leggendo proprio i capitoli che mi interessano di più, ma nel Corano ci sono due angeli custodi, come li vedo io dietro le persone. E in Italia io ho parlato con dei preti consapevoli
con dei preti che hanno una visione più ampia, e loro mi hanno sempre confermato che gli angeli custodi sono due. E quindi non voglio aggiungere altro, perché ovviamente Marilena capirà che questa non è la sede per parlare né delle religioni e di quello che la religione cattolica fa, per cui lasciamo qui l'argomento. Ecco, questo per esempio Nicoletta Aprile dice: mi ricordo bene dal tuo insegnamento come percepire l'energia angelica differente dalle frequenze dei disincarnati. E allora Nicoletta è una medium, come sapete tutti, e quando ho fatto il mio corso angelico, nello scrivere i messaggi che noi appunto canalizzavamo, lei si fermava. Ci sono diversi stadi di diverse dimensioni, diciamo così. La dimensione più vicina a noi è la dimensione dell'oltre, quindi coloro che attraversano il velo e vanno dall'altra parte. E questa dimensione è quella più vicina a noi e ha una frequenza molto più terrena rispetto alle frequenze delle guide piuttosto che degli angeli. Non significa che bisogna specificare: coloro che vivono nell'oltre vivono in un'altra dimensione dove non c'è il corpo fisico. Il corpo fisico che questa può vivere solo sulla Terra, che è questa energia densa, ok? Dall'altra parte non c'è questo, e quindi c'è uno stadio di evoluzione più alto. E Nicoletta si trovava in difficoltà perché scriveva questi messaggi, ma questi messaggi assolutamente arrivavano dall'oltre e non arrivavano appunto da una energia angelica, perché i messaggi che lei scriveva si sentivano appartenere appunto ad un'energia che aveva a che fare con un'energia più terrena, ok? Però ovviamente poi io le ho insegnato, come nelle mie classi, le ho insegnato come andare nella dimensione angelica e parlare e scrivere appunto con gli angeli. Vi ricordo, siamo ancora in tempo, se siete nelle zone di Cesena o Cesanatico, da quelle zone, che questo weekend 25, 26 e 27 insegnerò un corso in presenza proprio sull'energia angelica, proprio come quello che ha fatto Nicoletta online. Noi lo faremo in presenza. C'è ancora qualche posto disponibile se qualcuno volesse partecipare, e sia Angela che Francesca sono online, e quindi loro possono scrivere i loro telefoni se vogliono, così che potete contattare loro direttamente. Andiamo oltre. Ok, Antonella, non è che quando uno muore va subito nella luce, ha un bel po' di percorso da fare prima di arrivare alla luce, ma io non parlo di questo, parlo assolutamente di canalizzare delle energie con delle frequenze più alte rispetto a coloro che sono appena andati nell'oltre e che appunto hanno questa energia diversa. Ok? Posso parlare con i miei angeli mentalmente senza parlare? Direi di no, Elisabetta. Loro mi hanno sempre detto che gli angeli vogliono essere, vogliono che tu verbalizzi la tua presenza con loro, quindi è bene parlare con loro come tu parli con un'amica. Parla con i tuoi angeli custodi ogni mattina. Ogni mattina, sapete che faccio? Prima ancora di alzarmi dal letto, io ad alta voce dico: buongiorno angeli custodi, che oggi sia una giornata con voi meravigliosa. Poi mi alzo e faccio le mie faccende. Sabrina, adesso che non c'è più il Covid, io credo che voglio insegnare i miei corsi angelici in tutta Italia in presenza, quindi ci saranno delle date un po' ovunque in Italia nel 2025. Spero di incontrare tutte voi in presenza. Sì, Nicoletto, ho visto, siamo 111, come sai, questo è il numero della mia guida dell'Arcangelo Michele, che è sempre presente con me. Ok, andiamo avanti.
nelle cose. Ovviamente salto coloro che mi chiedono messaggi personali, perché abbiamo detto che non, questa non è la serata. Ah, grazie Silvia Rinaldi, grazie della tua testimonianza. Bene. Bene, bene, bene. Sì. Allora, vediamo un poco sul cellulare se ci sono altre domande. Nuovo commento. Costantina 111 11 11 21 11 sono assolutamente numeri angelici che arrivano spesso. Sì, Costantina, Maria Teresa, sì, è previsto anche un corso in Svizzera e poi ci mettiamo d'accordo con Rita Fogliani, che è la mia allieva appunto proprio svizzera. Bene, sto facendo un momento scena muta perché stavo cercando di leggere qualche messaggio. Troverete le informazioni tutte sul mio sito gaetanovivo.com, c'è un calendario dove potete vedere tutte le date dei miei corsi. Allora, mentre aspettiamo altre domande, ho detto, e perdonatemi per questo, non posso rispondere a domande personali, perché questa non è la serata delle domande personali. E gli angeli che questa sera sono con noi sono gli angeli dell'Arcangelo Michele, che è l'Arcangelo della protezione, e sono tutte intorno a noi proprio per sostenerci in questo momento difficile della nostra esistenza terrena. E mi dicono che tutte le anime che si sono incarnate oggi sulla Terra sapevano che appunto sarebbero andate incontro a questo momento terreno molto difficile. È un momento che non passerà da qui a breve, ci vorranno perlomeno 2 anni, massimo 3 anni, affinché tutto si possa regolarizzare, ma gli angeli della protezione dell'Arcangelo Michele sono con noi proprio per indicarci una via, ed è la via della consapevolezza, dell'energia universale, dell'energia degli angeli. Quanto più noi siamo presenti alla nostra vita e apriamo le nostre ali per esplorare la nostra consapevolezza e andare avanti con il nostro percorso spirituale, più facciamo questo e più sentiamo le presenze angeliche, le presenze dei cari che vivono nell'oltre, delle nostre guide vicino a noi. E sentendo queste frequenze vicino a noi, anche la vibrazione del nostro cuore, che potrebbe essere appesantito per quello che leggo nei messaggi che mi state mandando adesso, per alcune persone, quando diventiamo consapevoli che non siamo mai soli, che le persone che ci hanno lasciato in qualche modo non sono andate da nessuna parte, ma sono vicine a noi anche senza il corpo fisico. Quando prendiamo consapevolezza di tutto questo, allora il nostro mondo interiore e il mondo che noi, sul cui stiamo vivendo, diventerà sicuramente un mondo diverso, un mondo più aperto a ricevere e percepire le energie degli angeli e delle energie universali, un mondo che ci porterà a trovare soprattutto e prima di tutto la pace dentro di noi. E facendo così,
stando in pace con noi stessi, saremo in grado di portare pace alle persone vicine a noi, alle persone che hanno bisogno di sentire quella pace che finalmente noi trasmettiamo a tutti. E percependo e sentendo questa energia di freschezza e di amore che mi sta canalizzando in questo momento e sta canalizzando questo messaggio importante, io credo per tutti noi. Sappiate, amici cari, sappiate, amiche care, che non siete mai sole, siamo sempre intorno a voi, siamo sempre con voi nell'aiutarvi a comprendere le piccole verità della vostra vita. Ricordate che gli angeli custodi che questa sera sono con voi e sono sempre con voi, vi aiutano e vi accompagnano nel percorso della vostra vita terrena. E quando sentite e percepite un fruscio, quando sentite e vedete, trovate una piuma, un cuore, siamo tutti noi in coro. Che vi doniamo il nostro amore per mandare a voi un messaggio di pace, di luce, un messaggio di comunicazione, che tutti voi sapete e conoscete la nostra esistenza, e quando vi trovate in un periodo particolare della vostra vita, se c'è un vostro caro che è andato nell'oltre, piuttosto che piangerlo, rimanete nella gioia e nella pace del vostro cuore, perché sapete bene che queste vostre meravigliose creature vivono in un'altra dimensione, ma sono sempre, sempre, sempre con voi, senza il corpo fisico che può vivere solo sulla terra. E mentre noi vi parliamo questa sera, stiamo anche mandando tanta guarigione a tutti voi che siete qui presenti e a coloro che arriveranno poi dopo. E noi siamo sicuri che voi in questo momento state sentendo anche attraverso il vostro cuore tutto ciò e tutto l'amore che noi vi doniamo. E se avete bisogno di lasciare andare le lacrime, fatelo, perché questo è il momento giusto per lasciare andare tutti i dolori che il vostro cuore, come un pesante fardello, ha portato fino a questo momento. Eccomi qui. Bene, amiche care, sono in qualche modo tornato vicino a voi. Con voi questa sera è stata un'esperienza meravigliosa. Io non mi aspettavo, prima di tutto, un'affluenza di persone così questa sera. Sono veramente molto contento. Ho letto adesso solo che ci sono delle persone che mi hanno scritto da YouTube, come Tommaso, per esempio. Scusami perché non ho visto le tue domande. L'arcangelo, ovviamente, Raffaele, l'arcangelo della guarigione, l'arcangelo che guarisce tutto quello che noi dobbiamo guarire, soprattutto il nostro bambino interiore. Assolutamente sì, la tripla bolla di luce degli arcangeli ci protegge sempre.
Bene, bene, sono contento. Qualcuno mi chiedeva prima della luce rosa. La luce rosa ha a che fare, una lieve luce rosa ha a che fare con l'Arcangelo Raffaele. L'Arcangelo Raffaele è anche l'Arcangelo dell'amore, ma è l'arcangelo dell'amore verso noi stessi. Quindi è molto importante che voi possiate sentire sempre l'amore verso voi stessi. Con questa bellissima canalizzazione che ho fatto per voi questa sera, io vi saluto. Spero che questa serata angelica insieme sia stata bella e di vostro gradimento. Ne faremo sicuramente tante altre. E sono veramente molto contento di essere stato con voi e di magari aver risposto alle domande che voi avevate. Vi ringrazio e vi aspetto tutti mercoledì con quest'altra meravigliosa energia, con i miei studenti ed energia di guarigione da donare a tutti voi attraverso il canto. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutte voi e a presto. Ciao.